Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Purtroppo questo derby è stato vinto dalla Lazio, però con il fatto che sono sportivo dico meritatamente, perché la Lazio ha giocato meglio rispetto alla Roma. Non ho mai visto una Roma scesa bene in campo sin dal primo minuto, sinceramente mi sarei aspettato di più dalla Roma e infatti sono rimasto deluso, perché per me poteva essere una partita dove la Roma poteva almeno portare benissimo a casa un pareggio se l'avesse giocata però nel modo giusto, e per come è iniziata già la gara non ho visto una Roma schierata bene, soprattutto non vedevo una manovra fluida per quanto riguarda il possesso palla, tant'è vero che anche nel momento in cui la Roma si è trovata in 11 e dopo in 10 al 35esimo del primo tempo, il possesso palla era quasi esclusivamente tutto della Lazio, anche se poi l'occasione per portarsi in vantaggio nel primo tempo ce l'ha avuta di più la Roma rispetto alla Lazio, con quel tiro da fuori di Wijnaldum che si alzarono di poco sopra la traversa. Ma ciò che mi è dispiaciuto è aver visto una Roma subito in fase difensiva sin dall'inizio, che giocava di rimessa con il catenaccio, e poi soprattutto non riesco a comprendere la ingenuità commessa da Roger Ibáñez quando era già ammonito, e di conseguenza l'arbitro giustamente lo ha ammonito per la seconda volta espellendolo, e così la Roma si è ritrovata dal 35esimo del primo tempo in inferiorità numerica, e questo ha messo in difficoltà la squadra, che già appunto lo era prima della sua espulsione. Tant'è vero Dybala non è riuscito praticamente a toccare mai un pallone durante il primo tempo, e per me quindi una sostituzione giusta quando la Roma si è ritrovata in 10 per il secondo tempo, togliere Dybala e mettere Llorente, che devo dire ha fatto un'ottima partita in fase difensiva, e mi auguro insomma che possa la Roma aver trovato un nuovo difensore, che è tra l'altro un nazionale spagnolo, che possa dare appunto delle certezze, delle garanzie che delle volte magari non riescono a dare lo stesso Ibáñez e Kumbulla. Ma tolto questo, una sostituzione, un sacrificio che per me è servito, perché poi in 10 contro 11 ci sta a chiudersi in difesa, ma non in 11 contro 11. Però la Lazio comunque nel secondo tempo ha giocato meglio rispetto alla Roma, così come anche nel primo tempo, e poi si è portata meritatamente in vantaggio con Mattia Zaccagni. E l'unica cosa che mi dispiace appunto del secondo tempo è che quando la Roma era riuscita a trovare il pareggio con l'autorete di Casale, il gol è stato purtroppo, ma giustamente, annullato per fuorigioco di Smalling, e se fosse finita con un pareggio sarebbe stato davvero un punto d'oro per la prestazione negativa che ha fatto la Roma, e anche e soprattutto il fatto di essersi ritrovata poi in inferiorità numerica a partire dal 35esimo del primo tempo. Questo risultato comunque complica di più la situazione in zona Champions, perché adesso la Lazio si trova 5 punti sopra la Roma con 2 scontri diretti a proprio favore, quindi di conseguenza è come se ne avesse 6 di punti di vantaggio sopra la Roma, perché in caso di arrivo a pari punti a fine campionato passerebbe la Lazio appunto per aver vinto tutti e due i derby. Ma l'unica nota positiva è il fatto che sabato scorso il Milan abbia perso ad Udine per 3-1, perché anche con questa sconfitta la Roma si trova quinta, ma con un punto dal quarto posto. E poi non dimentichiamoci che adesso ci sarà la sosta, mi auguro che questa sosta faccia bene alla Roma, e quando si riprenderà il campionato dopo la sosta per la nazionale italiana, la Roma affronterà qui all'Olimpico la Sampdoria, e bisogna vincere obbligatoriamente, perché pareggiare o fare un risultato negativo significherebbe appunto allontanarsi sempre di più dalla zona Champions. E poi è un'occasione ghiotta, perché la Roma gioca alle 18 il 2 aprile contro la Sampdoria a quello olimpico, e invece alle 20:45 dello stesso giorno ci sarà Napoli-Milan, e appunto se la Roma riuscisse a battere la Sampdoria si porterebbe momentaneamente al quarto posto, 2 punti sopra il Milan, con un Milan che deve giocare allo stadio Diego Armando Maradona, e questo abbiamo visto è un Napoli che ha fatto
solamente due scivoloni, se così vogliamo chiamarli, in campionato, uno contro l'Inter a San Siro e uno proprio in casa sua contro la Lazio. Quindi è un Napoli che è raro che ti concede appunto di poter fare punti contro di lui e che credo appunto punterà a vincere anche contro il Milan per aumentare sempre di più il proprio distacco con la seconda e per chiudere il campionato ancora prima. E detto questo, io vi mando un saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.